la Gran Bretagna, perché è piccola, perché in termini militari noi pesiamo molto meno, anzi, però un indizio di questo atteggiamento positivo degli Stati Uniti verso di noi l'abbiamo avuto quando, voi avete visto, gli americani spesso bacchettano gli europei dicendo spendete troppo poco per la difesa, dobbiamo proteggervi noi, voi spendete troppo poco. Beh, se c'è un paese che in termini di percentuale di PIL spende veramente pochissimo, è l'Italia. Meno di noi, solo il Lussemburgo e forse la Spagna, ma credo ci abbia già superato. Eppure gli americani questo cazziatone, se vi passate il termine, non ce l'hanno mai tirato. Stiamo cominciando adesso perché ci siamo dimenticati una rata sugli F-35, siccome quelli vanno in tasca le loro aziende. Adesso, per concludere, per finire la risposta, la sensibilità sulla difesa europea sono varie, perché sono vari i paesi, i popoli europei, e come sono varie le percezioni su tanti altri termini della difesa dell'Europa. Io credo che parlare di difesa europea oggi sia difficile, almeno su un campo strategico, nel campo di impiego delle forze militari, per ragioni che poi vedremo, penso avremo modo di parlarne. Dico solo questo, che se c'è un punto su cui l'Europa della difesa già esiste, si può rafforzare, si deve rafforzare, facendo attenzione a non far vincere sempre solo i grandi, e qui parliamo di industria della difesa, i grandi sono Francia e Germania, che si sono ancora più rinsaldati ultimamente, anche sul fronte della difesa, anche se problemi fra di loro continuano ad essercene. Ecco, il fronte, l'aspetto che funziona nella difesa europea, in questi anni ha funzionato, è quello dell'industria. Il cacciabombardiere Typhoon lo produciamo in un consorzio che è italo, tedesco, spagnolo, britannico. Una società europea è la seconda società al mondo a produrre missili militari, si chiama MBDA e ci sono dentro gli italiani, il 25% delle azioni sono nostre, Leonardo, ex Finmeccanica, ci sono i britannici, i francesi, i tedeschi e indirettamente anche gli svedesi. Quindi se c'è qualcosa che funziona è l'industria, ed è anche normale che sia così, perché nessun paese europeo oggi costituisce da solo un mercato sufficiente per far sopravvivere l'industria nazionale della difesa. Quindi occorre lavorare su prodotti che siano acquistati poi da diversi paesi europei e successivamente anche esportati, come ad esempio il Typhoon, che è il servizio in Arabia Saudita, in Oman e in altri paesi.